l'intera, l'ampia gamma orchestrale, io l'ho divisa in 8 range, 8 registri che li ho chiamati i registri dei 7 mi, e tra un po' vi spiegherò il perché. In altre parti del mondo esistono altre terminologie, ne conosco qualcuna. Ad ogni modo, quando più in là presenterò l'analisi di partiture orchestrali, bandistiche, eccetera, chi mi vorrà seguire sappia che io mi rifarò a questa terminologia. Ok. Ogni registro della gamma generale dello strumento orchestra è un range, una regione, un ambito, una zona, un settore in cui sono comprese un preciso numero di suoni, di note, di frequenze rappresentabili con la scrittura musicale, le quali potrebbero essere affidate ad una qualsiasi parte dell'insieme orchestrale, bandistico, eccetera. Per esempio, un violoncello e un sax contralto potrebbero suonare insieme lo stesso tema nel registro medio-basso, che va da mi secondo al mi terzo, e della gamma generale dell'orchestra. Ma da non confondere, attenzione, con le frequenze medio-basse di un impianto hi-fi e dei maestri di fonica. Il registro medio-basso di cui vi parlo, cioè io, va limitatamente quindi dal mi secondo al mi terzo. Naturalmente un tema si può trovare fra due registri adiacenti, e allora si dirà per esempio che il tema B affidato ai primi violini si muova nei registri, per dire, alto e sopracuto. Li ho chiamati i registri dei 7 mi perché sono in mi e precisamente in 7 che delimitano questi registri, queste ottave. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 mi, dal mi 0 al mi sesto. Quindi sotto il mi 0 abbiamo il registro dal mi 0 in giù, il registro estremo basso. Dal mi 0 a mi 1 registro contrabbasso, dal mi primo al mi secondo registro basso, mi 2 mi 3 registro medio basso, mi 3 mi 4 registro medio alto, mi 4 mi 5 registro alto, mi 5 mi 6 registro sopracuto, e dal mi sesto in su, mi 6 in su, abbiamo il registro strisacuto. Suona l'ottavino, questo registro. Nel registro estremo basso, sotto questo mi ci sarebbe qualche nota del controfagotto, la meno uno, diciamo, del pianoforte, vabbè, eccetera. Quindi li ho chiamati i registri dei 7 mi perché ci sono questi 7 mi che delimitano questi registri. E poi c'è anche da dire che il 7 è un numero simpaticamente musicale, o non vi pare? E il perché non abbia utilizzato il do o il la è dovuto al contrabbasso del mio ex compagno di banco e al mio trombone. E in quel contrabbasso a 4 corde è il mi 0 è l'inizio, diciamo, è la nota più bassa di questo contrabbasso, e quindi è l'inizio del registro contrabbasso.
mentre la nota più bassa del mio trombone è il Mi 1, cioè ossia l'inizio del registro basso. E naturalmente, tolti i suoni pedali, che si usano solo in casi di estrema libido orchestrale, bisogna slobberare, va bene? Ciao.